Buon gente, bentornati nel canale, qua è Dani e oggi, wow, siamo qua con un nuovo video della serie reaction agli emergenti. Oggi sono particolarmente contento, ragazzi, per quale motivo? Perché un mio carissimo amico, e carissimo amico lo dico non per leccargli il culo, ma perché è anche colui che ha causato tutto questo ambaradam che è il mio canale YouTube, quindi insomma a lui devo davvero molto e sono più che felice di aiutarlo a crescere in qualche modo facendo questo video reaction. E io davvero vi chiedo di rimanere qua nel video e guardarvelo tutto e sentirvi anche insieme a me questa sua nuova canzone, che ha fatto sia normale, quindi la canzone base insomma, più la canzone normale ma stile lo-fi, ok? Quindi ecco, io vi chiedo appunto di restare qua e ascoltarvi e guardarvi tutto quanto il video, perché secondo me meriterà questa roba qua, perché so che lui è molto bravo, so che lui ha tanto talento, è molto molto forte in quello che fa. E nulla, i suoi contatti comunque li trovate tutti nella descrizione, a partire dal suo Instagram e il suo Spotify, e vi consiglio di ascoltarvi della roba sua perché secondo me è molto bravo. Non fa rap, fa più o meno tutt'altro, però insomma in quello che fa è davvero molto molto bravo. Ci conosciamo da quando siamo piccolini, ma che poi tra l'altro, ma che cazzo vi faccio sta intro, che l'avete pure visto nel doppiaggio di Asdef Movie che vedete qui a fianco a me. Beh, poi comunque chi mi segue ogni tanto in live o comunque su Instagram, link di Instagram mio, cioè il nome di Instagram è qua, lo conosce. Comunque è Timothy, ecco, in sostanza. E oggi siamo qua appunto a reagire alla sua nuova canzone dal nome Losing Interest. Mi hai fatto partire la pubblicità di Spotify, Timothy. Questa roba qua me la metto sotto nelle live, ragazzi. Carino il coretto. Vai, fammi partire il build up. Sì. Vai, Timothy. Sulle mani, Milano. Sì, bastardo. Bravo. Bravo. Vai. Sì. No, dai. Vai. Vai, rotti i coglioni però. Eccolo. Eccolo. Olla. Ragazzi, mica cazzi, permettetemi. Molti di voi che comunque mi seguono nel canale penso che ascoltino principalmente rap, quindi magari questa roba qua non fa troppo per voi, ok? Ma io amo questo genere musicale, è molto molto figo. E poi lui secondo me è davvero molto bravo, perché non lo so, nel complesso sta roba qua io ce la vedo tanto come roba da portare in un live di quelli là enormi, Tomorrowland, ok? Io me la vedo tanto in quell'immaginario lì, quindi festa, casino, roba di questo genere che si fa, tutti quanti ballano, saltano, esplodono, lanciano bambini, capito? Quindi è molto figa sta roba qua. Musica che magari, non lo so, ma tipo, oppure che vi potete ascoltare quando andate in palestra, se andate in palestra. Bravo Timothy, bravo bravo Timothy, e stai diventando sempre più bravo secondo me. Poi comunque la sorta di parlato che c'era sotto non dava fastidio, accompagnava molto bene secondo me la il beat. No, beat no, beat è sbagliato. Sì, il beat, vabbè, insomma. E io ora sono super curioso di sentirmi quella lo-fi, la lo-fi version. Fit fa Porsche Cat, io non so chi sia. Vai. Voglio vedere quanto cambia, perché una canzone del genere portata in lo-fi è super curioso. E attenzione, Timothy nel lo-fi è molto forte, penso sia il suo punto forte il lo-fi. Vediamo cosa mi cacci. Senti che parte del mood lo fai. Eccola lì. Madonna. Madonna. Pezzo di merda. Sì, ho capito chi è. Eccolo. Sono contento, ragazzi. Bello. Bello. Bravi. Quanto mi piace questo coretto. Bravi.
Che bello che è. Mamma mia. Allora, quel fa Porsche. Io credo di aver capito che è il timbro, mi sembrava proprio il suo. È un altro mio grande amico. Questa reaction qua mi sta piacendo. Ma perché? Perché è tutta una cosa fatta in amicizia. E quando le cose sono fatte in amicizia, secondo me le cose sono molto più belle e sono molto più genuine. Sarebbe stato molto bello averli qua, però purtroppo non possiamo. Bravi, io davvero non so cos'altro dirvi se non bravi. È bellissima riportata in lo-fi, e ti dirò, l'ho preferita molto di più in lo-fi. Molto bella quella in stile, oddio cos'era, EDM mi sembrava, ma molto più bella quella lo-fi secondo me. A parte che io sono di parte, scusate il gioco di parole, e amo la follia lo-fi, quindi con lo-fi si vince facile. Però non lo so, insieme mi siete piaciuti davvero davvero molto. E niente ragazzi, io sono contento, sono molto contento. Io vi chiedo a questo punto di davvero andare ad ascoltarvi quello che fa Timothy. Ecco, davvero vi invito a seguirli, ad andare a sentire la loro roba e continuare a seguirle, perché faranno, non lo so, mi viene da dire che faranno strada, perché sento che sono molto bravi. Quindi ecco, io posso solamente che consigliarveli, posso solamente che invitarvi a andarli ad ascoltare, perché meritano secondo me. Poi avete sentito anche voi, sono bravi, bravi, bravi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto nella descrizione, cioè nella descrizione, nella sezione commenti. Andate a seguirli per l'appunto, andatevi a fargli complimenti, perché secondo me sono stati molto molto bravi. E nulla, da Dani è tutto. Penso proprio che con il prossimo video sarà la reaction a Mood di Night, e ragazzi io ho tanto tanto hype per quella, la farò insieme a Giulia. E nulla, ci si becca a quel video, e niente, alla prossima, bella.